Buongiorno. Allora. Buongiorno. Oggi sembra Natale. Sì, perché sono arrivati. In realtà sono arrivati qualche settimana fa. Però i primi pacchi delle collaborazioni in Messico. Sì. Quindi. Dovrebbe essere semi dress. Comunque dopo vi faccio l'ho sicuramente. Sì. Quando arrivano le altre cose. Comunque adesso sta caricando Franci il video su WeGirls. Sì, quindi ieri sera l'avevo messo anche se ero super stanca, ma non si è caricato stanotte, capite? Si era bloccato. Quindi andateci a vederlo. E abbiamo visto che ci sono tanti tanti commenti nel video del, nel vlog, io diciamo, non ho letto ieri. Neanche uno, mi sono appena svegliata. Perché sono adesso sono le 7:43 ora messicana, quindi le 2, quasi le 3 in Italia del pomeriggio. Solo perché noi quindi non riusciamo più a dormire. Sì. Perché là ormai abbiamo. Quindi niente. Per spiegarvi le cose più facilmente, allora, in Italia ci sono 7 ore in più rispetto al Messico. Quindi se qua sono le 7, in Italia sono le 14. Se qua sono le 14, là sono le 21 e così via. Quindi l'Italia va avanti rispetto al Messico, diciamo, nella anche giornata. Anche per farvi capire i vlog quando li caricheremo adesso, sì, no? Sarà un po' complicato. Li caricheremo sicuramente all'ora di pranzo del giorno dopo. Sì. No. Quindi No. La mattina del giorno dopo. Sì, non lo so. Anziché la sera. Dobbiamo cercare un posto, cioè un'ora bella. Diteci fateci voi sapere, a che ora volete vedere i vlog. Tenendo conto ovviamente della giornata, sì, che certo, deve passare la nostra per poter mettere i vlog. Quindi se noi metti che finiamo la giornata alle 10 di sera, di qua, sarebbero le 5 di mattina di là. E vorresti vederlo alle 6, alle 7 di mattina, o lo spostiamo fino alle 2 del pomeriggio del giorno dopo. Quindi sarebbe il vlog del giorno prima. Purtroppo sì, non riusciremo più a caricarli. Ce la vuoi ad aprire? No. Do una mano? No, guardate, questo l'ho già aperto. Solo che non mi ricordo di che sito era. C'è scritto lì nella borsa, no? Nella busta. Scritto, non scrivono mai. Poi c'è mi scritto pare dress. Guardate che shipper, cosa? Una magliettina con Sanders? Sanders? Lo conosci Sanders? No. Questa qua. E poi questa. E via, sembra Natale. Niente, vi faccio vedere che bella giornata oggi. Prima ho aperto la finestra. Siccome noi ci hanno dato la stanza più grande, quella che dà sul giardino di dietro. Oh. Attento amore, che fa carico. Sono sì. Sulle valigie. Sì. Vedi, stavo per morire per voi. Aspetta un attimo che apro qua. Ok, non si riesce ad apprezzare. Comunque mio zio sta facendo i lavori dietro, sta quasi finito. Così domenica prossima ha detto che faremo il party di inaugurazione del terrazzo. Un bel terrazzino. Barbecue. Sì, un bel barbecue. Vabbè, ti aiuto ad aprirlo. Okay. Allora, ah no, questo è il vlog tuo, sì. Quindi devi dire tu oggi. Vabbè, non fa niente. Noi siamo noi qui nel salone. Ci siamo fatti la doccia e ci sentiamo molto meglio. Che ore sono? Le 9 qualcosa? No, le 10. Le 10 di mattina. E le 5 in Italia, di pomeriggio. Io ho sistemato anche le valigie. Sì, un po'. Ho caricato WeGirls. Che oggi sì, è venerdì. Andate a vederlo. Mi andate a vederlo. Ci sarà sicuramente il link qua sotto. Lo trovate sempre nell'info box sì, di Cesare il link. E noi adesso andiamo a fare colazione. Una bancarellina. Nel mio posto preferito. Però a me non mi piace prendere i tacos lì. Io prendo sempre un panino ripieno di carne che poi lo mette sulla piastra, è bello dorato. Dopo comunque vi faccio noi vedere. Lo capirete sicuramente, ma noi andiamo nello street food. Cioè non andiamo nel ristorante così. Quindi bancarelline per strada un po' random. No, baby. Vabbè, andiamo. Andiamo. Intanto stiamo aspettando la zia di Cesar che questa si veste. E lei è Coco. Eccola qua. Ciao guadagnino. Coco, parliamo in italiano. Tanto Coco capisce tutte sì, le lingue. Vero Coco? Dove sta l'occhietto Coco? Scappa Coco, scappa. Coco. Paradina. È buffissima perché lecca ma la linguetta dentro i non peli. Non si sente, non si vede. Coco. Coco. Dove stanno gli occhietti Coco? Eccola. Come ci ho visto, ha fatto la pipì dell'emozione, sì, ci ricordava di noi. Ho fatto la pipì sul letto, la pipì a terra, la pipì sul divano, la pipì ovunque, pipina. Allora, questo qua è un piatto tradizionale. Allora, questa è crema di fagioli, un po' di formaggio, panna acida. Quelli sono dei triangolini di mais. E questa è carne, una tipologia di carne che si chiama arracera. Ho preso un waffle, però non è ancora arrivato. Sì, non è ancora arrivato.
Quindi, mo che a chi ti hai? Pane. Una specie di baguette. Invece mia zia ha preso quella qua, Maribel. Ha preso il chilaquiles normale. Questo è il chocomil, che sarebbe latte e cacao. E io ho chiesto una spremuta d'arancia. Mo tra un po' dovrebbe arrivare. Quindi buon appetito. Ok, guardate un po' Franci cosa si è presa. Banana, cosa, sì. Il gelato. Mamma mia. Poi il guapo l'ha fatto sul momento, cioè, sì, infatti ci hanno messo infatti un po'. Io nel frattempo ho finito di mangiare. Questo invece è il waffle di Jimena. Cime? Jimena. Dillo la spalla. Si vergogna. Ok, allora noi siamo in macchina. Sì. Sul jeep. Abbiamo di pranzato. Juan. Lui è mio zio. Juan. Ciao. E niente, adesso stiamo andando a fare un po' di commissioni. Sì. E vi portiamo un po' con noi. Ok, noi siamo qua e abbiamo fatto, siamo andati a cambiare un po' di soldi da euro a peso. Sì. Quindi adesso stiamo tornando a casa e abbiamo visto che qui c'è Kentucky Fried Chicken, KFC. E niente. Buono, abbiamo visto un episodio. Comunque guardate come, cioè, stiamo sudando, ragazzi. Ci sono 30 gradi. Cioè, c'è stata paura comunque. Siamo già abbronzati, guarda. Tutta rossa, guarda. Quindi sì. Per ora stiamo che bene. Che bello, che strano, che a febbraio faccia così caldo. Sì. L'architettura. Questa è la fermata dell'autobus e dietro c'è una bella casa. Qua piace tanto a Franci. Sì, è bello. Vorrei una di queste ville enormi. Questa, guarda. Piccolina, carina. Eccoci allora, qua. Allora, noi siamo venuti al centro commerciale, sì. C'è Nena, quella per la quale abbiamo rubato la stanza, sua mamma Maribel, Paola, Monchi e Jimena. Qua. Hola. Adesso andiamo da Starbucks a prenderci qualcosa. E poi dopo siamo venuti qua perché Zeta si deve comprare delle altre scarpe, perché le uniche che si è portato gli fanno male, poverino. Quindi comprerà altre scarpe. Poi ok, siamo qua. Francesca. Buono. Ok, caramel macchiato. Freddo. Allora, se a Francesca. E adesso manca solo quello di Monchi, che ha preso chip frappuccino. Ok, è arrivato quello frappuccino, c'ho quello di chips. Questa è una specialità solo in Messico, lo fanno. Sì. Questo frappuccino è troppo buono. Guardate i pezzi di cioccolato sopra, fondente. Buonissimo. Ok, noi siamo qua sopra, siamo qua sopra nel parcheggio del centro commerciale e si vede un po' la città. Quella è una chiesa di una specie di religione diversa, è strana, ed è, credo sia la chiesa più grande di tutto il mondo di quella religione, quindi c'è il nucleo. Quando ci sono tipo le festività loro, una volta all'anno vengono tutti qua. Vabbè. Noi siamo venuti qua a vedere una palestra. Sì.
Adesso entriamo, così vediamo. È bella perché poi è tipo nuova. Sì. E poi è dentro il centro commerciale, Dio, quindi. Che grosso. Sì, è dentro il centro commerciale. C'è la palestra. Prendi una Starbucks e si recuperi. Costa pure 15 euro al mese. Sì. Allora, noi ceniamo. Io ho già mangiato un panino di questi con prosciutto, pomodoro, ricotta fresca. Sì, una fetta di cheddar e la panna acida. Latte fragola. Sì, un po' un miscuglio. Cin cin. E poi io sto mangiando i cereali. Ok, noi finalmente siamo a letto. Sì. Finalmente, quindi, tanto sì. Sonno. E boh, adesso sono le 11. Sì, qua. In realtà è presto. In Italia sono le 6 di mattina. Quindi ecco perché abbiamo sonno. Sì, tanti di voi vi state abbiamo svegliando adesso. Abbiamo un pochino adesso. Di jet lag ancora. Sì, un bel po' io. No, poi non l'avevo mai sofferto io, no, che strano. È che questa volta il viaggio è stato troppo molto stancante, pesante, sì. Sì. Vabbè, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Sì. E non è niente di che, insomma. No, vabbè. Cioè, ci dobbiamo non riprendere ancora. Non abbiamo fatto niente sì. di che oggi. Però, comunque abbiamo adocchiato delle cose carine. Mm-hmm. Poi vi porteremo più, sì, magari, sì. più in là. Sì. Tanto c'è tempo. Ci sono tanti giorni stavolta, quindi. 178 giorni. Per è vero, l'abbiamo contati. Quindi, niente. Buonanotte. Vedete mi piace. Sì. Commentate. Mm-hmm. E grazie per tutti i bei commenti che avete lasciato sì. sia nel mio video scorso, quello là del vlog Ultimo Giorno a Roma. Sia, cioè quello Arrivederci Roma, sia sul video quello del viaggio che si è caricato sul canale di Francesca. Fateci sapere che cosa vorresti vedere, sì. di cosa, cosa c'è sì. qua in Messico. Cosa vorresti sapere. Sì, cosa vi interessa. Così faremo, magari vi veniamo incontro. Mm-hmm. E poi niente, grazie per i commenti. Sì, buonanotte e ci vediamo domani. Sì. Suscrivetevi nel mio canale e anche in quello suo, sì. se non siete ancora iscritte. Sì. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti, questo è il video che avevo promesso se arrivavamo a 10.000 iscritti, quindi innanzitutto grazie a tutti per questa nuova avventura, quindi per seguirmi e comunque seguirci eccetera.